Oggi vi presento un piatto davvero gustosissimo, gli arrosticini alla piastra. Piatto semplice, piatto veloce, ma soprattutto A leggero. me, ma pare una strunza! Gli arrosticini sono un piatto tipicamente abruzzese, ma ormai sono entrati a far parte, del patrimonio e della tradizione della cucina italiana. Tirate fuori la carne dal frigorifero almeno mezz'ora prima della cottura, altrimenti sarà troppo fredda. Tamponate la carta con un po' di carta da cucina per eliminare l'eventuale acqua. Scaldate su fiamma viva la piastra della ghisa. Mentre si sta scaldando, unite un filo d'olio e aggiungetelo con carta da cucina. Quando la piastra sarà ben calda, comincerà ad emettere un lieve fumo appena percettibile. Questo è il momento di mettere la carne al fuoco. Per me è una cagata pazzesca! Al fuoco. Lasciate cuocere per 2-3 minuti senza toccarla. Mantenete la fiamma alta. Mi raccomando, non deve comparire acqua sul fondo nella piastra né fumare eccessivamente. A questo punto cospargete con un pizzico di salamoia bolognese e rosmarino tritato. Trascorsi 2-3 minuti, alzate un lembo della carne per valutare lo stato di cottura, che deve essere ben dorata e presentare le classiche striature brune, segno che la cottura è avvenuta correttamente. Proseguite ancora per un minuto la cottura, se non dovesse essere ben dorata o se vi piace naturalmente ben cotta, altrimenti diventerebbe molto dura. Girate gli arrosticini e lasciateli cuocere nel secondo lato, così come si è fatto per il primo. E così via. Sbiriguda, supercazzola prematurata, eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle! Le sono là, guardi, a destra, là. Ma No, no. qui non si può No, parcheggiare. volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Altani per lei. Ispettore tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana. O setta. Terminata la cottura, mettere la carne in un piatto o in una teglia e coprire con carta stagnola. Lasciatele riposare per un paio di minuti per permettere ai succhi che sono concentrati al centro della bistecca o comunque degli arrosticini di ridistribuirsi, contribuendo a rendere tutto l'arrosticino naturalmente più morbido e più uniforme. Mettere gli arrosticini in un piatto e condirli con un filo d'olio. E adesso tutti a tavola. E ci si pulisca il culo! Là!